Capitolo 9. Pinocchio vende l'abecedario per andare a vedere il teatrino dei burattini. Smesso che fu di nevicare, Pinocchio, col suo abecedario nuovo sotto il braccio, prese la strada che menava alla scuola e, strada facendo, fantasticava nel suo cervellino mille ragionamenti e mille castelli in aria, uno più bello dell'altro. E discorrendo da sé solo diceva: «Oggi alla scuola voglio subito imparare a leggere, domani poi imparerò a scrivere e domani l'altro imparerò a fare i numeri. Poi, con la mia abilità, guadagnerò molti quattrini e coi primi quattrini che mi verranno in tasca voglio subito fare al mio babbo una bella casacca di panno. Ma che dico di panno? Gliela voglio fare tutta da gente d'oro, coi bottoni di brillanti. E quel povero uomo se la merita davvero, perché, insomma, per comprarmi libri e per farmi istruire è rimasto in maniche di camicia, a questi freddi. Non ci sono che i babbi che siano capaci di certi sacrifici». Mentre tutto commosso diceva così, gli parve di sentire in lontananza una musica di piffili e di colpi di gran cassa. Pi, 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 bum, 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 bum. Si fermò e stette in ascolto. Quei suoni venivano di fondo a una lunghissima strada traversa che conduceva a un piccolo paesetto fabbricato sulla spiaggia del mare. «Che cosa sia questa musica? Peccato che io debba andare a scuola, se no...» E rimase lì perplesso. Ad ogni modo, bisognava prendere una risoluzione: o a scuola o a sentire i pifferi. «Oggi andrò a sentire i pifferi e domani a scuola. Per andare a scuola c'è sempre tempo», disse finalmente quel monello, facendo una spallucciata. Detto fatto, infilò giù per la strada traversa e cominciò a correre a gambe. Più correva, più sentiva distinto il suono dei pifferi e dei tonfi della gran cassa. Pi, 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 zum, zum. Quando ecco che si trovò in mezzo a una piazza tutta piena di gente, la quale si affollava intorno a un gran baraccone di legno e di tela dipinta di mille colori. «Che cos'è quel baraccone?» domandò Pinocchio voltandosi a un ragazzetto che era di lì del paese. «Leggi il cartello che c'è scritto e lo saprai». «Lo leggerei volentieri, ma per l'appunto oggi non so leggere». «Bravo, bue! Allora te lo leggerò io. Sappi dunque che in quel cartello, a lettere rosso come il fuoco, c'è scritto: Gran Teatro dei Burattini». «È molto che è incominciata la commedia?» «Comincia ora». «E quanto si spende per entrare?» 4 soldi. Pinocchio, che aveva addosso la febbre e la curiosità, perse ogni ritegno e disse, senza vergognarsi, al ragazzetto col quale parlava: «Mi daresti 4 soldi fino a domani?» «Te li darei volentieri», rispose l'altro, canzonandolo, «ma oggi per l'appunto non te li posso dare». «Per 4 soldi ti vendo la mia giacchetta», gli disse allora il burattino. «Che vuoi che mi faccia di una giacchetta di carta fiorita? Se ci piove su, non c'è più verso di cavarsela da addosso». «Vuoi comprare le mie scarpe? Sono buone per accendere il fuoco». «E quanto mi dai per il del berretto?» «Bell'acquisto davvero, un berretto di midolla di pane. C'è il caso che i topi me lo vengono a mangiare in capo». Pinocchio era sulle spine. Stava lì lì per fare un'ultima offerta, ma non aveva il coraggio. Esitava, tentennava, pativa. Alla fine disse: «Vuoi darmi 4 soldi di quell'abecedario nuovo?» «Io sono un ragazzo e non compro nulla dai ragazzi», gli rispose il suo piccolo interlocutore, che aveva più giudizio di lui. «Per 4 soldi
L'abbecedario lo prendo io, gridò un rivenditore di panni usati, che si era trovato presente alla conversazione. E il libro fu venduto lì, su due piedi. E pensare che quel povero uomo di Geppetto era rimasto a casa a tremare di freddo in maniche di camicia per comprare l'abbecedario al figliuolo.